La mostra mercato del disco e del CD è arrivata alla 21ª edizione. Organizzata dall'Associazione Musica Libera, quella di quest'anno è sicuramente l'edizione record, a partire dal numero degli espositori. 80 circa provenienti da tutta l'Italia, da Slovenia, Croazia, Austria e soprattutto una folta presenza teutonica, quindi parecchi espositori tedeschi più della norma. Già da stamattina, con un picco attorno alle 10, il Palachiarbola si è riempito di collezionisti, affezionati, intenditori e curiosi e il flusso è stato pressoché continuo fino alle 19, orario di chiusura. Sono parecchi ingressi dei visitatori in più rispetto alla stessa ora dell'anno scorso, quindi fa promettere, lascia così sperare in una giornata da record anche sotto il profilo dell'afflusso dei visitatori. Ormai è assodato che il vinile si sia preso una rivincita non da poco sul CD, perciò è ovvio che chi frequenta quella triestina, ma anche altre manifestazioni del genere, non segue più di tanto le ali della nostalgia, essendo essa in un certo senso a portata di mano. Tra gli scaffali si cerca altro. Vero è che, una volta trovato ciò che si cerca, si deve essere disposti a qualche piccolo sacrificio. La gente ricerca le incisioni, ovviamente le prime stampe di artisti, a cominciare dai Beatles, ma anche Mina, Celentano, fino ai Pink Floyd. Possibilmente stampe originali, quindi vuol dire la prima emissione, che gioco forza come filatelia, quella più rara, chiaramente un disco del 70, ovviamente può essere stato ascoltato, usurato, vissuto, quindi trovarlo in condizioni perfette, che tecnicamente vengono dette mint, ovvero sia quasi comprato non ieri ma domani, è molto difficile, quindi si spiegano anche lievitare, secondo me fisiologico, di certi prezzi.